Alino, lui fa la radio, la fa per Benino. Ogni mattina, qua level sul, arriva il Bonetti e gli picchia d'intel, pule 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 pu, fa il tacchino. Qua 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 l'occhetta, cif ciaf cif ciaf l'imbianchino, e di noi che cosa sarà? Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Signori, ma avete sentito che straordinaria presigla del nostro ascoltatore? 10 anche per l'intonazione. Certo, poteva invertire le parti sul Bonetti. Riapertura dei manicomi. Priorità no, assoluta. No, 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 no. Su questo. Mandatevi all'inquilino. Dai, onoriamo così Sanremo. Sarà se cambi, ma allora hai di vista che ti impieni se la buca di pasta alla mattina quale vesù c'ha per la protesi e la picchia pure 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 fai la Vabbè. Il nostro ascoltatore si è sbizzarrito. Noi amiamo voi quando vi producete in questi segni di grande affetto. Vi amiamo talmente tanto che vi diamo 0 euro. 0 euro, non potete depositare queste presigle neanche alla SIAE. Cioè, proprio è tutta una cosa di affetto per avere i vostri 6-7 secondi di celebrità. Qui mandateli al 349-238-6666, noi vi ringraziamo fin da ora, oppure se volete chiamarci, ma lì non è che ci fate la cantilena al telefono, semplicemente dite la vostra sui temi che affrontiamo, 800-24-0024. Che spettacolo. Eh beh sì, questa presigla è proprio così, uno spettacolo. Dai Alpino, insieme a Miriam Lucchetti, oggi agguerritissima, è già arrivata agguerritissima, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, siamo qui. Dai, vai. Enthusiasm about the future. Agguerritissima, anch'io sono un po' agguerrito su questa storia della, come l'ha definita Gramellini in prima pagina del Corriere, la precaria geniale. Ecco, c'è qualcosa, non ho capito che cosa, che un po' mi disturba nei confronti di queste tre straordinarie ricercatrici dello Spallanzani che hanno isolato il coronavirus, prime in Europa di fatto, anche in Cina l'hanno isolato, però non siamo stati prime in Europa. Che cosa mi disturba? Mi disturba un po' la retorica che si è creata attorno a questa vicenda di tre straordinarie ricercatrici intervistate, giustamente hanno il loro, come dire, il loro palcoscenico, perché con il loro lavoro hanno... Ecco, che cosa mi disturba? Mi disturba la retorica, per esempio la retorica del... Assumiamo la precaria, una delle tre precaria verrà assunta. Ma ho capito, ma perché? Cioè, bisogna scoprire e isolare il coronavirus per essere assunti, mentre le altre precarie o gli altri precari della ricerca, poveri sfigati, finché vi spaccherete la schiena semplicemente davanti al microscopio per ore e ore al giorno, ma non troverete nulla, siete talmente sfigati che non potrete ambire a un'assunzione? Ma non lo so, ecco. Mi colpisce, e infatti oggi Massimo Gramellini scrive in prima pagina del Corriere: il signor assessore ha promesso solennemente che la scienziata precaria dello Spallanzani, precipitata sulle prime pagine di tutti i giornali, verrà assunta, stabilizzata. Ecco bello, stabilizzata, era precaria, adesso la stabilizziamo. Per meritarsi un simile privilegio in Italia non basta più fare il proprio dovere. Bisogna compiere gesti straordinari e mediatici, come quel medico senza fissa dimora che l'estate scorsa praticò mezz'ora di massaggio cardiaco su un treno, o come questa dottoressa trentenne Francesca Colavita che ha contribuito a isolare il coronavirus per 1.600 euro al mese, il classico contratto annuale da nascondere al direttore di banca a cui si chiede il mutuo. E lei dice: faccio il lavoro che mi piace. Qui Gramellini scrive: il sistema in auge non esalta chi mette la propria passione davanti a tutto.
Francesca Colavita non ha pesato la pericolosità della sua affermazione. Al contrario, il sistema se ne approfitta per lesinargli le sicurezze e le gratificazioni economiche, togliendo dignità agli sgobboni e ai talentuosi, ha trasformato in premi quelli che un tempo erano diritti. Ecco, esatto, cos'è? È un premio? La dobbiamo stabilizzare. Conte è andato lì a omaggiarla, va bene, e questo va bene. Sentiamo Conte, il premier. Era importante dare a loro un omaggiarli del lavoro che fanno, dei risultati che hanno raggiunto, ma al di là del risultato specifico anche testimoniare il nostro gesto di costante attenzione e di apprezzamento per le grandi la mole di attività che dispiegano a tutti i livelli. Va bene, cioè nel senso noto un filino di retorica, mi fanno notare che è effettivamente vero anche al Pasteur di Parigi hanno isolato il coronavirus, forse prima di noi, non lo so se al Pasteur di Parigi sono andati a stabilizzare i precari, se lo erano e se lo sono, che hanno isolato il coronavirus. Per cui complimenti, complimenti, eccellenza della sanità, eccellenza della ricerca. Ecco, ricordiamoci di questo quando scopriamo che destiniamo una quota del PIL alla ricerca, la politica lo fa. Ridicola, ridicola, adesso non la so. Sfida Luchetti, quota percentuale del PIL alla ricerca, siamo sotto il 2%, sicuramente sotto la media europea. Quota che destiniamo della spesa pubblica alla ricerca scientifica, risibile. Però quando troviamo una stabilizzanda precaria che fa una cosa straordinaria insieme ad altre due, andiamo lì, facciamo la retorica, la omaggiamo con uno stipendio fisso, la stabilizziamo e a lei. Dai, dai. 1,35 del PIL, vedi che ti avevo detto che era ben sotto il 2%. 1,35 del PIL, 1,35 nel 2017. Se mi dici anche la media europea che è ben sopra il 2%, mi fai una bella comparazione, mi fai una sfida Luchetti vinta, come dire, a tutto tondo. Se no, se mi dici solo 1,35%, ma siamo i primi nel mondo, ma credo che siamo ben, ben sotto la media europea. Vabbè, questo dovevo dire sulla retorica che un po' c'è. Non ho capito. Ah sì, perché era arrabbiata Miriam Luchetti? Perché ha letto questo titolo, gli angeli della ricerca. Gli angeli della ricerca, ha detto. Ma cos'è sto com'è che l'hai definito? Il sessismo buono, sessismo gentile, benevolo, il sessismo benevolo. Mamma mia, Miriam Luchetti questa sera è attesa a Sanremo con le uova marce davanti a Sanremo per la presenza di Junior Kelly. Questa, insomma, in redazione da noi. Va bene, dai. Però voglio parlare il dibattito sulla scuola, la fobia, i cinesi, la preoccupazione, la psicosi. Voglio fare due chiacchiere con l'assessore mitica Elena Donazzan. Buongiorno, assessore all'istruzione Regione Veneto, eccoci qua. Mamma mia, farmi perdere la mitica da lei, Milan, sono commosso, adesso mi metto a balbettare. Buongiorno. No. Ma prima c'era anche il suo presidente Zaia, quindi sull'attenti qui, perché sì, allora, bene, diranno che Radio 24 è diventata la radio del Veneto. Sì, siamo una colonia veneta, una colonia veneta. Devo dire che a me fa piacere, il suo cognome tradisce le sue origini. Sì, è vero, quindi è vero, va bene. È vero. Senta un po', ma cioè, praticamente questa mattina che succede alla Regione Veneto con i ragazzi cinesi o gli studenti cinesi? È una raccomandazione, è un invito? Praticamente che succede? Succede che le preoccupazioni sono montate in particolare dai genitori. Molti genitori hanno segnalato alle scuole la propria preoccupazione. Le scuole evidentemente hanno chiesto di avere un punto di riferimento, perché bambini cinesi che sono presenti, piuttosto di qualcuno che non so, è andato a farsi un viaggio in Cina anche durante il periodo di Natale, dove sono rientrati. E ancora sui tempi di incubazione del virus, dei sintomi, non c'è molta chiarezza, quindi quando non c'è molta chiarezza la preoccupazione sale. Sì. E c'è stata, e per evitare che ci sia una
un degenerare, quindi anche molto caos, tengo a casa i figli, li mando, che faccio? Vado a parlare con l'insegnante, l'insegnante non può avere né la responsabilità né la competenza di riconoscere questo tipo di anche di malattie, e quindi si è deciso, ma io credo con grande serenità, di predisporre tanto una richiesta, perché sono sì. quattro presidenti che chiedono al ministro di intervenire, quindi di dare una linea guida nazionale, però è evidente che la cautela ci deve mettere nelle condizioni di dire: se qualcuno può avere un dubbio, lo teniamo a casa, la quarantena serve a questo, è nella storia e serve anche come profilassi. Sì, ma su questo ci si divide, per esempio oggi sicuramente Walter Ricciardi, che è rappresentante dell'OMS, è stato alla guida dell'Istituto Superiore di Sanità, dice questa è una scelta di precauzione anche giusta. C'è da dire che i tempi sono un po' strani, perché il virus, se c'è, corre, cioè non è che si può fare un dibattito politico su questa questione, cioè se ci fossero dei ragazzi che vengono dalla zona di Wuhan infetti, voglio dire, sono già infetti. Però è anche da dire, dall'altra parte, Donazan, che non è che vengono dalla Cina, ma in realtà ci sono ampie zone della Cina dove non succede niente di tutto questo, allora sembra discriminatoria come... Guardi, io non so se è discriminatorio o meno. Noi abbiamo deciso di mettere avanti a tutto la salute dei nostri bambini e del gruppo comunità, cioè del gruppo classe, che riguarda ovviamente anche i bambini che sono qui cinesi, che provengono da una delle tante regioni, e non sappiamo bene esattamente da dove e da come, ma non è che possiamo immaginare di non tutelare bambini e anche studenti universitari. Guardi, in Veneto ci sono moltissime presenze di studenti provenienti dalla larga parte del mondo e anche da quella parte del mondo. Allora, non è una questione di discriminazione, è una questione di cautela. Appunto. Di cautela, però in attesa di una risposta, cioè oggi, per dire oggi, questa mattina, nelle scuole del Veneto ci sono normalmente i ragazzi cinesi, gli studenti cinesi, no? Sì, in effetti ieri abbiamo fatto un lavoro con la sanità, e questa mattina, mentre io e lei stiamo parlando, si sta appunto decidendo se intervenire anche proprio con delle indicazioni di tipo regionale o se dovrà, sì. Cioè potrebbe essere che oggi il Veneto decida di dire, in attesa della risposta del governo, comunque noi... Per precauzione con le scuole ragioniamo di... Sì, neanche tanto ragioniamo, come ha detto lei, la tempistica è fondamentale, quindi sì. Beh, interessante, cioè che tipo di margini avete? Cioè, potete dire da domani i ragazzi che hanno, adesso non lo dico come battuta, anche tratti somatici cinesi, no, che vengono... Guardi, nelle scuole si sa chi sono i bambini, da dove vengono, e quindi se c'è stato anche un viaggio di recente o qualcosa, si conosce. La cosa bella di una scuola è che non è qualcosa di non controllabile. Quindi potrebbe essere coloro che sono stati adesso nelle vacanze, il Capodanno cinese in Cina. Siano questi 10 giorni, cioè il tempo che la medicina ci dice essere quello per cui può intervenire un sintomo o meno, in modo da essere tutti più sereni. Sì, sì, rimane sempre una raccomandazione, ecco. Per forza. Dire. Qui raccomandiamo, guardi, in Italia raccomandiamo sempre. Raccomandiamo sempre, raccomandiamo sempre. Va bene, assessore, io la ringrazio, ci sentiamo presto. Elena Donazan, grazie. Lavoro, assessore regionale all'istruzione della Regione Veneto. Ecco. Miriam Lucchetti, adesso la questione è abbastanza completa come sfida. Quanto investiamo nella ricerca, gli italiani? La media europea è del 2,03% del PIL nazionale. In Svezia investono il 3,25% del PIL. Il 3,25% del PIL. In Austria il 3,09%, in Germania il 2,94%, la Danimarca il 2,87%, la Francia il 2,22%, i Paesi Bassi il 2,03%, la Finlandia il 2,75%, noi l'1,32%. Però poi quando troviamo la ricercatrice o il ricercatore che fa la cosa straordinaria, andiamo lì e come premio, così calato dall'alto, diciamo: toh! Ti diamo una stabilizzazione, sei stata unta dal governo di turno, ti stabilizziamo, tu sei salvo, tu sei salva. Mi sembra tutto un filino retorico. Però, cari ascoltatori, adesso sono le 9:20 minuti e vi voglio presentare un ospite
che voglio ascoltare. Come al solito, quando ci sono queste storie, secondo me c'è molto da ascoltare e poco da giudicare. Io non giudico mai. Se volete trarre i vostri giudizi, come dire, prima ascoltate e poi dopo trarrete le vostre conclusioni. Stefano Geller, Stefano, buongiorno. Buongiorno. Allora, Stefano. Saluta lei e tutti gli ascoltatori. Grazie, Stefano. Stefano, quanti anni hai, Stefano? 47. 47. Stefano è affetto da, leggo, distrofia facio-scapolo-omerale. È una malattia di che tipo? Degenerativa? Si può guarire? Da quanto tempo ce l'hai? Spiegaci un po'. No, allora è una. C'era dalla nascita, è una malattia genetica ereditaria, infatti l'ho ereditata da mia mamma e mia mamma l'ha ereditata da mia nonna, ed è una malattia progressiva e degenerativa. Perfetto, tu abiti nel Vicentino. Sì, esatto. E di recente ho letto anche c'è stato un episodio molto brutto, perché tu, voglio dire, che sei cioè ti muovi a fatica, nel senso che sei su una carrozzina e di recente so che anche i ladri ti sono entrati in casa e tu eri in casa in quel momento, no? E non potevi, ti sei sentito totalmente impotente, non potevi fare nulla. Sì, perché riesco a muovere a malapena la mano per i mouse e i joystick della carrozzina ed ero in camera mia da solo, perché non ho i soldi per pagarmi la badante quando è alle ore libere, e ho sentito un colpo e erano entrati i ladri e ho preso abbastanza paura, e però ho affrontato la cosa e sono andato di là in cucina, dove ho trovato la porta aperta e per fortuna sono scappati. Racconto questo episodio perché tu stesso hai raccontato in un'intervista, è stato un po' la goccia che ti ha fatto meditare un gesto che fanno alcune persone e che possono fare in Svizzera. Ne abbiamo parlato tante volte, come il caso di DJ Fabo, cioè di andare a compiere il cosiddetto suicidio assistito. Ed era un pensiero che in quel momento era molto forte dentro di te, no? Sì, è un pensiero che avevo già da diverso tempo, perché andando a trovare mia mamma, che è una casa di riposo allettata da 18 anni con una tracheotomia, vedevo cosa mi aspettava nel futuro. E poi vedendomi anche abbandonato dalle istituzioni, ancora di più questo pensiero era in me. Oggi sui giornali questa vicenda viene raccontata con questo titolo: volevo andare in Svizzera, ma ho scoperto gli amici, ho scoperto la solidarietà da quando l'ho detto e oggi preferisco vivere. È un titolo che racchiude bene i tuoi sentimenti? Sì, perché l'affetto di tantissime persone mi hanno un attimo aiutato e fatto capire che non sono veramente solo. Diciamo che l'ho posticipato, ecco, in questo momento, perché io credo molto in questo diritto di scelta, che è molto personale. Quindi tu dici non contesti l'idea della scelta personale, magari dici alcuni possono essere portati a farlo perché si trovano in un momento, oltre che di difficoltà fisica, di grande dolore, anche di solitudine, di abbandono? Ah sì, sicuramente questo è un aspetto.
aspetto importante, il fatto di restare vivi in mezzo alla società, di vivere tutte le cose che fanno anche le altre persone, se avessimo di più la possibilità di farlo, sicuramente penseremo meno a questa cosa, perché stando chiuso la maggior parte della giornata nella mia stanza, i pensieri poi si soffermano anche di più per questa cosa. Ecco Stefano, che tipo di, cioè, che cosa hai cambiato dopo, diciamo, quella tua volontà? Mi sembra che aiuti ce ne siano non tantissimi, credo che tu abbia una badante, ma non so quanto economicamente possa essere di supporto, quanto tu possa permettersi. C'è un, non so, ci sono assistenti sociali, associazioni, amici, persone che ti fanno sentire l'affetto vicino o no? Beh, gli amici prima di tutto sicuramente, guai se non li avessi. Associazioni non è, per ora non le ho viste, e il comune adesso praticamente dopo che sono usciti tutti questi articoli, io già avevo chiesto aiuto, però mi hanno risposto tutti che non c'erano soldi. Adesso tutto ad un tratto pare che hanno trovato qualcosa, ecco. E questo, sì, c'è un po' di amarezza in questo. Io guarda Stefano, te lo dico perché poi succedono queste cose anche in radio, ci sono anche ascoltatori, un ascoltatore per esempio ci ha scritto dicendo io vorrei dare a Stefano 100 euro. Io non lo so, poi dopo su queste cose magari privatamente con la redazione cerchiamo di capire, non è chiaramente che sono qui a dire dobbiamo raccogliere dei soldi, però no, assolutamente. Come dire, a me il senso dell'intervista è che vorrei capire anche se questo è un modo per sentirti un po' più coccolato, anche se a distanza, o amato e quindi affettuosamente seguito, ecco. Sì, sicuramente tutto questo affetto mi sta aiutando tantissimo, mi sta dando una grande forza, che ho chiesto aiuto e ho capito che alle volte bisogna esporsi e non avere timore a raccontare la propria vita, la propria storia. Io credo che questo sia assolutamente giusto. E cosa ne pensi di chi giudica, di chi ti avrebbe giudicato se tu fossi andato in Svizzera, di chi potrà giudicarti se mai domani deciderai di farlo questo passo, di chi ti giudica dicendo adesso no, fa bene a non andare, cioè di chi, di tutta quella parte di società che ha sempre il dito puntato? Oddio, io sono per la libertà di pensiero in qualsiasi cosa, quindi non mi sento, ecco, puntato il dito. So che ci sono tante persone che non condividono questa cosa e accetto tranquillamente la loro opinione, però diciamo vado avanti per quella che è la mia e di tutte le persone che hanno fatto già e o faranno questa scelta che è molto intima e personale. Certo. E vuoi rispondere a tantissime che ci stanno chiedendo, dice vabbè magari i soldi, no, come, cosa possiamo fare se sentono il bisogno di fare qualcosa per aiutarti o anche solo per starti più vicino? C'è un modo, cioè, tu hai un accesso ai social, ti si può scrivere? Sì, io praticamente passo la mia giornata sui social. Bene. E su Facebook, quindi mi fa piacere ricevere le amicizie,
interagire con tutti. E come ti si trova? Cioè, allora, il nome e cognome è Stefano Geller, con la GH iniziale, Geller e la R finale. Ti si trova così? Sì, sì, così. Oppure ho da poco anche fatto una pagina che si chiama Sempre la vita di Stefano Geller. La vita di Stefano Geller, quindi... Quindi qualsiasi persona mi può scrivere. A me piace anche aiutare le persone, ascoltare i loro problemi, perché diciamo che so che ognuno ha i suoi e mi piace anche fare questo. Allora, facciamo così, per chi volesse intanto, La vita di Stefano Geller è la pagina, pubblica questa, e poi c'è Stefano Geller, la pagina, immagino, privata, questo di Facebook, stiamo parlando di Facebook, giusto Stefano? Sì, sì, esatto. Va bene. Per cominciare a interagire, se volete, con Stefano, visto che gli fa molto piacere, io anch'io ti chiedo una cosa, se vuoi, una promessa, visto che i numeri tanto ce li hai della nostra redazione, credo della nostra Elisabetta Fusconi. Quando sì. vuoi, tutte le volte che vuoi, se vuoi chiamarci a dire voglio dire una cosa in onda, se voglio partecipare o voglio sentirvi, come dire, sentirmi parte del vostro programma, noi siamo qui. No? Ok, la ringrazio tantissimo. Ma davvero, dammi pure del tu, io scortese ti ho dato subito del tu, dammelo anche tu. Quindi. Okay. Siamo qui, davvero Stefano, non lo dico per dire. Va bene. No, ok, accetto l'invito . Va bene. Ti ringrazio. Vuoi parlare una volta di calcio, per esempio, che squadra tieni, segui qualcuno? Beh, il calcio seguo la nazionale. La nazionale, va bene. Sì, la nazionale, sì. Va bene. Grazie Stefano, un abbraccio, siamo qui. Grazie a te, saluto a tutti. Grazie Stefano Geller, ripeto, ha questa malattia degenerativa, genetica, distrofia facio-scapolo-omerale dalla nascita. In sintesi la sua storia è rappresentata così dai giornali. Era intenzionato a recarsi in Svizzera per il suicidio assistito, come scelta libera, come lui l'ha definita, poi ha deciso, se dopo questi appelli e sentendo un po' la solidarietà, l'amicizia, l'affetto intorno, per il momento ha posticipato, ha detto così, no? Comunque al momento ha rinviato questo viaggio. Dai, andiamo un attimo in pubblicità. A una classe A puoi chiedere tutto, anche di farti ballare. Runaway, turn away, runaway, turn away. Ehi, 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 Mercedes, metti la canzone originale però. Va bene. Chiedi di più. Classe A180D con MBUX di serie. Fino al 29 febbraio con Leasing My Drive Pass hai 4.000 euro di eco incentivo Mercedes-Benz e anticipo zero. Se permuti la tua auto anche Euro 5, solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri anche Classe A Plug-in Hybrid su mercedesbenz.it. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli 19,90 €. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Allora, la figura che cerchiamo tiene l'azienda sempre in carreggiata. Sa quando fermarsi se ha un ostacolo davanti e sa leggere i segnali che si trova di fronte. Pensa di farcela? Ford Focus con frenata automatica, mantenimento corsia e riconoscimento segnali stradali. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive va tutto di serie. Ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. 1, nessuno, 100 Milan. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping, you hold everything.
Allora. Beh, sono ancora un po' anche emozionato, insomma, del racconto di questo. Ti vedo così. Ma sì, non sì. Ti ho mai visto così emozionato. Vabbè, tu sei bravo anche a fingere l'emozione, questo si sa. Leonardo. Finto. Ma puoi rimandare a Leonardo Bonetti Manera, che era sicuramente distratto, la pre-sigla che ci ha mandato un ascoltatore. Non l'ho sentita, in effetti. Eccola qua. Dai, sentiamola. È un omaggio anche ai grandi della musica italiana e milanese. Va là qua. Sacchetteldis del nostro Alino, lui fa la radio, la fa per Benino. Ogni mattina quando leva il sul arriva il Bonetti e gli picchia dinta il pule al tacchino. Ecco, il finale era un'immagine un po' per chi sa il milanese, un po' una canzone storica, Cocchi Renato, Iannacci, certo, poi la canzone da Paolo Rossi, tutti. No, dai, mi hanno emozionato le parole di Stefano Geller, ed è bello, visto che ha questa pagina Facebook che vi invito a seguire, visto che lui ha detto mi piace interagire con le persone, la vita di Stefano Geller, sarebbe bello, insomma, e io gliel'ho detto, tutte le volte che ha voglia di raccontarci qualcosa della sua vita, di quello che ha fatto, di quello che pensa, di quello che... Siamo qua. Ecco, mi dicono, ce ne sono tanti su Facebook, cercate oltre che Stefano Geller la vita di Stefano Geller, così come pagina. Adesso la cerco anch'io, tu Manera di quello che vuoi, intanto avrai qualcosa. Dico che veramente è la prima volta che ti vedo così coinvolto in qualche... Di solito tu sei una persona anche anaffettiva, totalmente priva di sentimenti, cinica. Ti sei fatto contagiare in questi anni da Mauro Meazza. È la prima volta che in tanti anni ti vedo minimamente interessato a un argomento che tratti qui, perché dopo di solito alla fine di ogni argomento dici il cinismo del giornalista, certi giornalisti alla ricerca del sensazionalismo, ecco. va bene, hai finito, posso di... andare a casa, però oggi la mia parte l'ho fatta. Il tuo editoriale l'hai fatto? No, io sono rimasto colpito, non so se gli ascoltatori hanno un'idea di questa storia della stabilizzazione della precaria. A me ha molto colpito, mi è sembrata una retorica molto italica, non dico italiana ma italica, del fatto che questa ricercatrice abbia isolato insieme ad altre due il coronavirus e per questo, per premio, ti stabilizziamo, ti premiamo, cioè ti diamo un contratto invece che precaria ti rendiamo. Ma ho capito, ma perché quelli che fanno il loro lavoro normalmente e si scopre che l'Italia nella ricerca investe pochissimo, cioè dobbiamo poi rimediare con questi atteggiamenti un po', non lo so, che sono tutti stupiti per questo fatto, sia perché è precaria e anche l'altro motivo perché è meridionale. Una meridionale precaria, esatto. Cioè, sai che Libero il primo giorno titolava e poi dicono che i meridionali non fanno mai niente, veramente lo dice Libero soprattutto quindi, ha smentito se stesso in qualche modo poi. Sentiamo, sono arrivati un paio di commenti su questo, poi ho delle notizie che ho qui davanti a me sulle quali vorrei sottoporti. Anzi, in questo momento io rivendico anche le mie origini meridionali, guarda. Oh, Terum, vai. Ma cosa c'entra che percentuale del PIL investiamo in ricerca? Vediamo in valore assoluto, no? Se io ho un PIL della Madonna, magari tiro fuori un sacco di miliardi per la ricerca, no? Puoi paragonare col PIL del Benelux. Amico mio, la percentuale serve proprio a fare i paragoni. Adesso andiamo alla matematica base. Appunto, non sto dicendo l'Italia investe, che ne so, 100.000 dollari e l'America 6 milioni. La percentuale, andiamo alla base... La percentuale vale come proporzione se l'1% è rispetto al PIL di quella nazione. Mamma mia, ragazzi. C'è bisogno di dirlo in modo così arrogante e presuntuoso. Rispondi in modo educato a questo ascoltatore. Come si fa a paragonare il PIL dell'America e il PIL dell'Italia? Infatti non ho paragonato i PIL, ho detto la percentuale sul PIL. E quello è un paragone, appunto, che è fatto apposta. Ilan, ragiona se ce la fai. Sì. L'Italia investe oltre 2 miliardi l'anno in ricerca, l'Austria meno della metà. Chi fa meglio, loro o noi?
Niente ragazzi, niente. Allora, la tabellina del 2 è 2 per 1, 2. Senti, 2 per 2, 4. Allora, scusa Milan. 2 Milan, per... ma è più 1 miliardo o 2 miliardi secondo te? 2 tu per sei capace? 3, 6. Hai fatto questi conti elementari delle scuole elementari o no? Non si uno capisce. È meno di 2. Non si capisce. E poi cos'hai da lamentarti? Se Malta, cito una nazione che credo che non abbia un PIL. Malta serve per fare il calcestruzzo. Superiore all'Italia. Ma Malta. Se Malta investe il 10% Malta in ricerca, non investe niente. Ecco, è meno in termini assoluti degli Stati Uniti d'America. Il matematico dei ma altri. Percentualmente è il 10%. Matematico di Viale Monza abbiamo. Ti volevo, il fenomeno di Viale Monza abbiamo. Ti volevo, l'Einstein di Viale Monza. Ti volevo sottoporre due notizie. Prima aspetta che c'è Sergio da Savona. Sergio da Savona, eccoci. Sì, pronto. Mi dicono, stai tranquillo Milan, in percentuale non tutti ce la fanno. Lo so, però insomma, va bene. Sergio, prego. Sì. Pronto Milan, sì. Buongiorno. Buongiorno. Trovo intorno a questa vicenda un po' del sensazionalismo, tra l'altro disinformato. Perché il ministro della sanità ha detto pubblicamente, il direttore dell'ospedale aveva detto che, il processo di stabilizzazione delle persone in questione è partito già e si concluderà a prescindere dal lavoro che queste persone hanno fatto, che è il loro lavoro. Isolare un virus quando hai un malato e hai un tampone è come per un meccanico guardare e sostituire la cinghia. Delle cose fuori dal mondo. Adesso però Sergio, hanno non fatto siamo cose che hanno fatto tanti altri ospedali. Non siamo esperti. Prima di loro, mi sente? Ma mi sente Sergio? Cosa? Niente, non mi sente. Bene, la sento. Ah, ecco, stavo dicendo, adesso non diciamo che hanno fatto il loro lavoro, punto. Cioè, hanno fatto qualcosa. Hanno fatto il loro lavoro. Ma hanno fatto qualcosa anche di importante, perché appunto. Miserrime poverine dal sud, qualcuno ha scritto signor Feltre, ha scritto signore meridionali, altri hanno scritto questo povere è d'accordo con me. Da solo 1600 euro. Questo è d'accordo con me perché stiamo dicendo che la retorica. Sono soldini quando hai un primo impiego. Io non so, a vedere le foto ci avranno 30 anni. Ma scusi, c'è gente che Allora, Sergio, la capa di questo team ha 61 anni. Una ne no, ha non la capa, quelle due famose. Quelle tre, sono tre, sono tre. Sì, sono ma tre. L'altra è stabilizzata, l'altra non una è precaria. Una era precaria, una è precaria, 31 anni. Le altre due hanno 60 anni e 45 anni. La miserrima di 31 anni che è precaria, trovo che sia una condizione del 95% delle persone. Sì, ma infatti, che ma io non capisco, Sergio, ospedali. Non capisco la critica ai miei confronti. Io sto dicendo che anche a me non piace questa retorica che c'è stata e soprattutto mi piace l'idea che sia stata premiata con il contratto a tempo indeterminato. Dire questo, che è stata premiata con la stabilizzazione, non è così. Il processo di stabilizzazione, a detta del direttore dell'ospedale Spallanzani, è già in atto da tempo. Questo l'ho sentito a Rai. Rai 2 questa mattina facendo la doccia e l'ho letta su un giornale online, non ricordo quale, in tre. Vabbè. Casualmente però il processo di stabilizzazione per questa qui e per altri, speriamo insomma per altri, io ho sentito dire anche un assessore regionale dire adesso la premiamo con la stabilizzazione, insomma, quindi voglio dire, comunque Sergio fatevene una ragione, perché in questi casi un po' di retorica è sempre necessaria, ecco, è inevitabile anche. Allora, due episodi sono avvenuti a Milano, vergognosi entrambi, non voglio fare paragoni chi cosa più vergognoso è stata vandalizzata la lapide commemorativa di Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, partigiano, leggo sulla lapide, la 18ª vittima innocente in seguito alla strage di Piazza Fontana, vandalizzata. Io per carità voglio pensare insomma che gli idioti, gli stupidi, magari una ragazzata, qualcuno che si diverta, non voglio pensare, non voglio credere, ma non lo so ovviamente, che ci sia un gesto politico in questo, non capisco neanche che tipo di gesto politico. Certo che andare a vandalizzare una lapide, tra l'altro che era stata appena messa, una lapide commemorativa, mi sembra veramente una cosa
Forse non piaceva esteticamente, cosa dici? Vergognoso, vergognoso. Poi c'è questa storia, ecco, io vorrei stringere la mano con grande senso di orgoglio e stima a tutti i genitori della scuola dell'infanzia di via Guicciardi a Milano, che si sono trovati, caro Leonardo, di fronte a questa scena. Stavano portando i bambini a scuola e hanno trovato sul marciapiede, era destinato all'AMSA, sai quando hai dei grossi rifiuti chiami l'AMSA, dice venga a ritirare i rifiuti, tutti i libri della scuola, perché la scuola ha deciso che non sapeva più gestire la biblioteca, e quindi questi genitori sono arrivati a scuola e hanno trovato sul marciapiede, pronti ad essere buttati al macero, tutti i libri, libri dell'infanzia. E che cosa hanno fatto questi genitori? Si sono ribellati, si sono messi lì con i bambini a prendersi, a selezionare i libri e portarseli a casa. Quindi quando sono arrivati quelli dell'AMSA non hanno trovato più niente, perché questi genitori giustamente si sono messi lì insieme ai figli, si sono ribellati di fronte a questa decisione stupida di buttare i libri al macero. Ma io dico, ma i responsabili di questa scuola, ma regalateli a un oratorio, regalateli a una biblioteca, regalateli, fate un mercatino e regalateli ai bambini anche a 10 centesimi al libro. Ma voglio dire, ma buttare dei libri, poi dopo dici l'Italia non si legge la cultura, buttare i libri. Cioè, io li avrei tenuti anche solo per arredamento, come a casa mia, io i libri li tengo solo per far bella figura, li compro e li metto così, sugli scaffali. Li compri quelli che sono vuoti, c'è la copertina col titolo, poi lo prendi in mano. Così chi viene a casa mia pensa che io sia uno acculturato, cosa che assolutamente non è. Ma quindi grande gesto dei genitori, che, ai quali veramente stringo idealmente la mano, si sono ribellati, mi spiace per l'AMSA, anzi se fossi stato il Comune di Milano emetterei una multa alla scuola che ha fatto questa scelta, e poi sono arrivati quelli dell'AMSA e non hanno trovato nulla, perché giustamente i genitori avevano recuperato tutti i libri, e quindi adesso una bella multa ai responsabili di questa scuola che hanno fatto questa stupidata, cioè io la vedo così. Va bene. Io ti ho provato oggi. Ho finito. Posso andare a casa, conduci tu fino alle 11. Sì, sì, se chiamo qui qualcuno. Dai. Vado a vedere Sanremo. Traffico. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati, code per incidente sulla 4 Torino-Trieste, dalla barriera di Milano Est a Sesto San Giovanni verso Torino, e sulla 12 Genova-Rosignano, tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Code per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, e in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord verso Varese, e sulla 9 Milano-Como, da Como Grandate a Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Code per un cantiere anche sulla 11 Firenze-Pisano Nord, tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, e sulla 3 Napoli-Salerno, tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno. Queste le informazioni al momento. Strada in diretta torna tra mezz'ora. Uno, nessuno, 100 Milan. Io il dito puntato ce l'ho, e come, ma contro un paese incivile come l'Italia che costringe le persone ad andare in Svizzera. Basta con questa cosa, dobbiamo fare la legge sul fine vita, assolutamente, è un fatto di civiltà. Ciao Milan, io sono tornato dalla Thailandia ieri, cosa faccio? Sto a casa al posto di andare al lavoro? Amico mio, non lo so, cosa ti devo dire? No. Vabbè, hai un consiglio tu? Leggevo stamattina su agi.com, l'agenzia, sì, che una ragazza cinese a Frosinone è stata presa, è stata assassinata. Sì. Insomma, questo dici che non è vero. Allora, è stato detto e poi dopo sono fioccate le smentite. Io non lo so, insomma, non abbiamo gli elementi per dirlo con grande certezza. Però Agi dovrebbe essere un'agenzia attendibile. No, ma certo, credo che è stata una denuncia pubblica da parte di alcuni amministratori. Poi però sono arrivate le smentite dicendo non ci risulta l'accademia di cui queste studentesse
sono appunto frequentatrici. Non lo so, vediamo. Sfida Luchetti, c'è una fonte indipendente su questa presunta o vera sassaiola contro alcune cinesi? Certo, dell'odio e del rancore c'è, degli episodi sbagliati ci sono. Bene. Bene, oggi ti vedo provato. Stai incubando, secondo me, qualcosa, un virus letale, anche tu. Allora, recuperiamo il senso dell'uomo, Peter Bescapè, dai. Dunque, stasera comincia il Festival di Sanremo, preceduto, come sempre, da molte polemiche, anche se stavolta più che di canzoni si è parlato d'altro. Io però sono affezionato a un festival di Sanremo di tanti anni fa, dagli anni Ottanta. Perché in quel festival partecipò Vasco Rossi con Vita Spericolata e perché io, proprio nei giorni di quel festival, avevo avuto in regalo il mio primo motorino. Per noi maschi di allora il motorino era una specie di ingresso nella maturità sessuale. Per i maschi avere il motorino era come dire adesso sto diventando un uomo, posso avere rapporti. Se poi a Sanremo Vasco cantava Vita Spericolata ci si riconosceva e ci sembrava di essere diventati grandi. Io poi sul mio motorino avevo messo la sella lunga per portare le ragazze e avevo la marmitta truccata che faceva più rumore. Per me più rumore voleva dire essere più uomo. Oggettivamente sentire il rumore della marmitta truccata era fastidiosissimo, però mi dava il senso di essere più figo, più attraente per le ragazze. Con la sella lunga e la marmitta truccata avevo l'impressione di essere più appetibile per un potenziale pubblico femminile che stava lì e giudicava chi aveva il motorino migliore per farsi dare un passaggio fino a casa. In questo le ragazze sono sempre state fortunate. Il ragazzo fa di tutto per fare colpo sul sesso femminile, compra il motorino, cambia marmitta, mette la sella lunga, offre da bere, si lava, cerca di rendersi simpatico e la ragazza giudica con un sì o con un no chi è degno della sua attenzione. Se la ragazza accettava di salire sul tuo motorino, era fatta. Con la mano si spostava i capelli da una parte all'altra, poi saliva dietro di te, mettendo le sue mani intorno al tuo petto per reggersi meglio. E tu, giovane uomo, in quel momento finalmente ti sentivi un vero uomo, ti sentivi l'appiglio sicuro al quale la ragazza poteva affidare il proprio destino. Sentivi il suo corpo appoggiato alla tua schiena e bastava questo per sentirti Superman. Non importa se poi si andava da qualche parte a baciarsi, tu sapevi che quel gesto di salire con te sul motorino comunicava fiducia. Fiducia che forse si sarebbe trasformata in un bacio o in altro ancora durante la gita scolastica, magari di qualche mese dopo. Ricordo proprio un giorno di febbraio di quell'anno, quando a Sanremo Vasco cantava Vita Spericolata. Avevo appena accompagnato a casa col mio motorino con marmitta truccata e sella lunga quella mia compagna di classe, che mi piaceva molto, e l'avevo lasciata davanti alla porta di casa. Lei mi aveva salutato con un bacio sulla guancia, che mi sembrava l'atto più gratificante del mondo in quel momento. E poi era sparita dietro all'uscio, guardandomi ancora un attimo con uno sguardo pieno di promesse. Io avevo fatto un tipico sorriso un po' da ebete, come fanno a volte i maschi innamorati, e poi avevo rimesso in moto il cinquantino, avviandomi a mia volta verso casa. Era febbraio, ma il clima era quasi mite e io ero quasi un uomo. In quel momento, sfrecciando sulle strade del mio paese con il mio cinquantino, mentre a Sanremo Vasco cantava Vita Spericolata, posso ricordare allora di aver provato quasi la felicità. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come quella dei figli. Voglio una vita esagerata. Bravo Leo. Però vorrei farti notare che il sindaco di Frosinone dichiara destituita di ogni fondamento la fantomatica sassaiola di cui sarebbero state vittime le studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti. Ho letto solo l'agenzia dell'Agi.com. Ma perché hanno detto che era così e poi hanno detto non è vero. Quindi poi, non ci possiamo più fidare neanche di Agi, no? No, ci sono stati degli docenti di questa accademia che hanno detto è successo e poi hanno detto in realtà è tutto stato smentito, anzi il sindaco si è arrabbiato contro questi insegnanti accusandoli di avere delle manie di protagonismo. Vai a sapere adesso che cosa sia successo, non lo so.
Allora, bravo Leo, quindi stasera Sanremo? No, perché non è più il Sanremo. No, io stasera devo fare una cosa con mio figlio, quindi non lo vedrò. Domani c'è Sanremo. Domani devo andare a Zelig a provare un pezzo. Ottimo. Giovedì? Giovedì è un impegno altrove. Venerdì è la serata, forse quella dei... Cos'è che cantano? Due, giovedì credo che sia. Giovedì, mm-hmm. Insomma. Venerdì, se no, se proprio... E poi c'è il finalone, sabato. Lavoro? A Modena? Quindi... Dove? Dopo guardo. No, come dopo? Anche ora? Che teatro! Sfida Luchetti! La serata insieme ad altri comici, sabato a Modena, ecco. Sabato, insieme ad altri comici, sempre con questo disprezzo. No, cioè, c'è Gene Gnocchi, c'è Maurizio Lastrico, sì. Siamo in diversi, una serata tra l'altro benefica. Sì, ma a che ora? Alle 9, sempre alle 9. Alle 9, che teatro? Uno di Modena. Modena. No, perché a Modena c'è il teatro Storchi, che è il più importante, sì. Credo, ma non me l'hanno dato. No. Poi c'è il Michelangelo, dove io sono andato più volte, che è un teatro insomma, minore rispetto allo Storchi. Risalutiamo il direttore del teatro Michelangelo, sei un minore. Rispetto allo Storchi. Poi il Michelangelo, tra l'altro, non è proprio messo bene perché è lungo e stretto, quindi quelli in fondo non ti vedono. Caro direttore del Michelangelo, non solo sei minore rispetto allo Storchi, sei anche messo male, messo un po' così. Comunque, Marina da Udine, la salutiamo. Marina, buongiorno. Buongiorno. Eccoci Marina. Senta, siccome io l'ascolto tutti i giorni, mi piace la vostra trasmissione, ho sentito che il governatore del Friuli Venezia Giulia ha posto dei problemi per i ragazzini lì. Sì, non è l'unico, 4 regioni della Lega, diciamo, hanno... Sì, ecco, allora io volevo solo dirle questo, invece di pensare alle fototrappole, no? Che aveva previsto per i cosi e ai ragazzini, sarebbe meglio che si impegnasse ad amministrare meglio il Friuli Venezia Giulia, perché così non lo sta facendo. Qual è la cosa secondo lei sulla quale è più deficitaria l'amministrazione? Mi dica tutto sulla sanità, un po' in tutto. Sanità, vabbè. Lasciano a desiderare. Marina, grazie. Allora, Gene Gnocchi, Dario Ballantini, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Gianluca Impastato vi aspettano sabato 8 febbraio alle 21 al BPR Forum Monzani in via Aristotele 33 a Modena. Quello che avevo detto io. Sì, no, questo lo dice Mina Lucchetti. Guarda. Tra l'altro è una serata benefica a favore dell'Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica, e questo vi fa onore e quindi insomma, serve per dare degli alloggi ai parenti. Esatto. Delle persone ricoverate e alla manutenzione della casa di Fausta. Sì. Bravi, quindi sabato tutti a Modena anziché andare a vedere o stare a casa a vedere l'inutile Sanremo. Se poi è riuscita, volete lasciare oltre che anche un obolo per chi si è esibito gratuitamente, potete farlo. Andiamo al giornale radio. Attenzione! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Uliveto è una fonte di calcio altamente assimilabile. Acquista Uliveto, troverai una cartolina con tante preziose informazioni. Cancella i quattro amici della salute delle ossa e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. La spesa te la offre Uliveto. Ho attraversato tempeste e solcato i terreni più impervi. Ho conosciuto l'avventura, l'adrenalina, la libertà. Sul nero della mia pelle si riflette un mondo che non ha confini. Sì, sono nera. È un problema? Nuove esclusive Range Rover Sport Black Edition. 3 anni RCI furto incendio da 795 euro al mese. TAN 2,95, TAEG 8,31. Offerta valida fino al 29 febbraio 2020, salvo approvazione della banca. Info su landrover.it. Elimina le informazioni negative sulla tua azienda con DigitalLex. Se hai un problema di reputazione in internet, per te o per la tua azienda, rivolgiti a DigitalLex. Con il nostro team di avvocati e di informatici, lavoriamo per eliminare o modificare i contenuti negativi nel web. Vai su digitallex.it. Andrea. Supremo! Allora domenica finisce tutto. Devo preoccuparmi? In poltrone sofà finisce proprio tutto. I doppi saldi, doppi risparmi terminano domenica 9 febbraio alle 22. Signori e signore, poltrone sofà, autentica qualità. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19-22 febbraio, Verona Fiere. Sono le 10.
GR24, il sole 24 ore. La corsa alla Casa Bianca negli USA, nell'Iowa, tra i democratici consensi premiano Sanders. Coronavirus, sale il numero dei decessi ma anche quello dei dimessi. Il gruppo farmaceutico Sanofi sotto accusa per un medicinale. Stasera al Via Sanremo, Amadeus, le polemiche non mi hanno colpito. Buongiorno da Marco Mancini. Stati Uniti, la corsa alla Casa Bianca. Sul fronte dei democratici, lo staff di Bernie Sanders ha diffuso i suoi risultati interni corrispondenti a circa il 40% dei caucus in Iowa, dai quali emerge che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66%, seguito da Pete Buttigieg con quasi il 25%. Terza la senatrice Elizabeth Warren con il 21%, Joe Biden quarto con poco più del 12%. Donald Trump ha vinto i caucus repubblicani. Il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20.400 con 3.235 nuovi casi confermati. Nella provincia di Hubei, focolaio del virus, 64 nuovi decessi. Il bilancio complessivo sale perciò a 425 morti. Intanto però 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali. Un periodo di isolamento di 2 settimane per gli studenti di rientro dalla Cina lo chiedono i presidenti di regione di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Sono rientrati a Roma intanto i 56 cittadini italiani rimasti bloccati a Wuhan. Le loro condizioni sono buone. A Wuhan è rimasto un ragazzo italiano di 17 anni perché al momento della partenza aveva la febbre. Dalla Farnesina è stato confermato che non ha il coronavirus. Ma facciamo indosseranno il punto. Guanti e mascherine. Gli oggetti che toccheranno verranno poi trattati come rifiuti speciali. Si nutriranno con pasti sigillati, monoporzione all'interno delle proprie stanze. Il cibo avanzato verrà distrutto. Una quarantena che durerà 14 giorni, tempo massimo di incubazione del coronavirus. Tutto questo all'interno del campus olimpico della città militare della Cecchignola. È lì che sono stati portati 56 italiani, tra cui 6 bambini, atterrati ieri mattina all'aeroporto di Pratica di Mare. E se qualcuno nel frattempo dovesse manifestare i sintomi del virus, verrà previsto un trasferimento all'ospedale Spallanzani. Altri ponti aerei potrebbero avvenire nei prossimi giorni per gli altri italiani presenti in Cina che lo richiederanno. Un'operazione che comunque ha presentato una certa complessità, come spiega il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia. Anche per far convenire tutti i nostri connazionali a Wuhan, che era un'operazione complessa perché non erano tutti nella città ma nella regione dell'Hubei, quindi è stato un lavoro anche di reperimento di strumenti e mezzi in un'area che è completamente isolata. E intanto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza per l'emergenza coronavirus. Verranno monitorati i voli indiretti e potenziato il personale medico negli scali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Le misure pertinenti da adottare dovrebbero essere in linea con le raccomandazioni dell'OMS, non superare livelli ragionevoli. Così la portavoce del Ministero degli Esteri, Hua Chunying, alle domande sulle reazioni dell'Italia all'emergenza coronavirus. Abbiamo notato la risposta dell'Italia a questo focolaio e aggiunto: speriamo che la parte italiana faccia una valutazione obiettiva, giusta, calma e razionale dell'epidemia e comprenda e sostenga gli sforzi del governo cinese per contenerla e controllarla. Il gruppo farmaceutico Sanofi accusato per un medicinale che causa malformazioni in gravidanza. Frode aggravata e lesioni involontarie per la commercializzazione dell'antiepilettico Depakin. È questa l'accusa dei magistrati parigini nei confronti del gruppo farmaceutico Sanofi, che non avrebbe informato adeguatamente dei rischi nell'assumerlo. Il Depakin è un farmaco a base di valproato ed è utilizzato principalmente per trattare l'epilessia e il disturbo bipolare. Viene usato come anticonvulsivante ma anche come stabilizzante dell'umore. Autorizzato in Svizzera dagli anni 70, il farmaco al centro dello scandalo non menzionava sul foglietto illustrativo gli effetti collaterali fino al 2015. In Francia, dove i bambini colpiti sarebbero stati addirittura 6.500, alla fine del 2016 l'Associazione delle Vittime ha avviato un'azione collettiva contro Sanofi per ottenere un risarcimento. Secondo il legale dell'associazione, tra il 2007 e il 2014, 14.000 donne incinte avrebbero fatto uso di questo farmaco e molte di loro avrebbero partorito neonati affetti da malformazioni o autismo e ritardi mentali.
Il Depakine è commercializzato anche in Italia, ma il Bugiardino segnala chiaramente che ci sono rischi elevati per il feto e che il farmaco non va assunto in gravidanza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo con il Festival di Sanremo, al via stasera con 12 big in gara, pronti a far dimenticare le polemiche della vigilia. In primo piano ancora ieri il caso Junior Colli. Il presentatore Amadeus ha detto: sapevo che le polemiche fanno parte del festival, ma non mi hanno colpito o ferito perché sento di avere la coscienza a posto. Mentre il cantante contestato ha affermato: le contestazioni non mi fanno paura. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 11. Replica Sistemi è il partner software di centinaia di aziende in tutti i settori, come Boggi Milano, leader nell'abbigliamento e accessori per uomo. Sentiamo il Chief Operations Officer Alessandro Puzzi. La scelta di Replica Sistemi è stata fatta da Boggi Milano in virtù delle precedenti conoscenze del settore fashion. L'affidabilità e la sicurezza di un partner come Replica Sistemi ci permetterà di crescere e di portare il marchio Boggi Milano ovunque nel mondo. Replica Sistemi, replica successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group. Zero emissioni. All'inizio era una promessa. Poi è stato un impegno. Oggi è una scelta. Gamma Volvo ibrida plug-in. Ibrida, sempre. Elettrica, quando vuoi. Per viaggiare in modalità pure a zero emissioni. Scopri la tecnologia ibrida di Volvo in tutti gli showroom. BNL, gruppo BNP Paribas per la sostenibilità. Cosa si intende per investimenti socialmente responsabili? Una finanza sostenibile è possibile e le banche sono chiamate a un ruolo chiave nell'accelerare i cambiamenti verso un'economia più inclusiva e responsabile. Una risposta concreta alle sfide della società di oggi. Un vantaggio per il patrimonio personale e per l'economia nel suo insieme. È questo che BNL BNP Paribas chiama Positive Banking. Vai su radio24.it, entra in BNL per la sostenibilità e scopri tutti gli approfondimenti. 1, nessuno, 100 Milan. Cicciottello Manera, quello di cui parli tu, è il Festival di Sanremo del 1982, quello di Vasco Rossi, l'ultimo festival che ho seguito nella mia vita, quello vinto da Riccardo Fogli. Andavamo sotto casa sua in Via Plana a Milano per vedere se riuscivamo a incontrare lui o almeno sua moglie, Viola Valentino, che in quella stagione, se non ricordo male, cantò «Comprami, io sono in vendita». Allora, Riccardo Fogli vinse nell'82 con Storie di tutti i giorni. Bella, Storie di tutti i giorni. Na 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 na. E poi l'anno dopo, se non sbaglio, c'era quella che dicevo io, Vasco Rossi con Vita Spericolata, che andò anche nell'82 con Vado al Massimo. E abbandonò il palco, quando erano in playback. Era quell'anno che erano in playback, a metà canzone lui abbandonò il palco e la canzone continuò. Sì. E gli cadde il microfono perché voleva darlo a Christian, che sarebbe dovuto entrare dopo di lui, ma il microfono gli cadde in terra. Nemici perduti che cambiano strada, se li saluti, storie che non fanno. Vedi, questo è bel ritornello. Come una star, il riff. Pensa che Riccardo Fogli era così bello, ambito dalle donne in questi anni, e poi anche lui adesso. Vabbè, sarà ambito. Ritornato dalle, so, dalle age. Tra l'altro, io mi ricordo che mi mettevo lì con i quadernini con i miei tre fratelli e davamo i voti, ascoltava la canzone e davamo i voti. Avevo 11 anni e loro 15, 14. E ci mettevamo lì a dare i voti sui quadernini. 7, sentivamo il rigoroso silenzio, poi 7, 6, 5, 8. Comunque il testo di questa canzone di Riccardo Fogli è di un'amarezza totale. Un giorno in più che passo ormai con questo amore che non è bello come vorrei, stanno insieme contro voglia. E vabbè ragazzi, però allora signori,
C'è un altro WhatsApp? Vabbè, ascoltiamo un altro WhatsApp. Certo, Manera, come hai raccontato con la tua solita verve questa storia del tuo motorino, io mi aspettavo che alla fine, tornando a casa, dopo che hai lasciato la tua fidanzatina, qualcuno ti piazza ad un incrocio proprio pieno, perché sembrava proprio che tutto andasse verso quella direzione. Meno male che non è successo. Guarda, guarda che persone prive di sentimenti, dei cani, veramente, cani mal... Bisogna mandare lì con un mattarello e dargli dei colpi di mattarello sulle ginocchia. Eh no, perché è vero, una serata talmente amara che finisce. Ma non è amara. Parcheggio qui, bam! Lasciamo perdere, non è amara. Sta smontando un microfono. Non è amara, stava portando via vero. Tutta l'asse come Vasco Rossi. Voleva far cadere il microfono. È proprio vero che a volte gli uomini non capiscono. Vabbè, ci vuole a volte una sensibilità di altro tipo, ma io capisco che sia di pochi, ecco. E dai, era un po'. Volevo dire che quando cominci nella vita a sentire quei sentimenti. Ma non devi spiegarlo, sì, non devi spiegarlo. Come quando spiegavo le battute. Accetta, esatto. Qui accetta. La comicità sta nel fatto che. Qui il monologo. E tra l'altro c'è un politico del sud che se la prese un po' male. Credo. Ah sì, non ricordo chi era. Non so, me l'hai sempre raccontato tu. Uno che poi è venuto a dirti alla fine dello spettacolo: senta, guardi, non è che noi, siccome siamo del sud, non capiamo le battute, per cui lei ce le deve spiegare. Non ricordo più, sono passati tanti anni, quindi sei veramente non ricordo un, più. Sei veramente un pavido che non sei altro. Allora, noi tra poco, dopo il traffico, parleremo di avocado. Voi direte, si sono ammattiti questi, tra poco lo spieghiamo, parleremo di avocado, però a te piace l'avocado? Ma chi se ne frega! Ha risposto per me. Invece il tema è molto molto interessante, siete veramente dei poveri di spirito. Cioè, in che senso? Parleremo di avocado perché cosa è successo? Allora, gran parte degli avocado provengono dal Messico, ma anche dalla Colombia. Il Messico è uno dei più grandi produttori di avocado al mondo. Tra l'altro in America va da matti l'avocado, il guacamole, non solo per la comunità messicana, insomma, gli americani sono impazziti, ma anche in Italia, cioè c'è un po' la moda dell'avocado. Bene, sappiate che è talmente diventata una merce preziosa che ha scatenato il narcotraffico, nel senso che i narcotrafficanti hanno messo le mani sulle piantagioni di avocado, uccidendo persone, e quindi c'è un problema, visto che si fanno tutti i dibattiti giusti sul essere sensibili e capire che cosa si mangia, da dove propengono tutte le, non so, c'è stata la polemica sull'olio di palma, c'è stata la polemica sui vari cibi. Sappiate che è un problema sul quale tutti i giornali internazionali, cioè, sono capito, concentrati. Come quindi i narcotrafficanti non commerciano più in droga, ma commerciano solo in avocado. Commerciano anche, non ridere perché guardano. Ma sto cercando di capire, non è ti sei spiegato bene. È chiaro che commerciano anche in droga, ma hanno messo gli occhi e le mani anche sul traffico degli avocado. È una buona notizia, nel senso che se vendono meno droga e vendono più avocado. No, sì, solo che voglio dire, c'è il tema dei produttori di avocado che vengono come soggiogati dai cartelli messicani. C'è anche la questione della produzione dell'avocado, che pare per un avocado ci vogliono non so quanti litri d'acqua, e quindi questo porta anche alla siccità. Ma questo è in tantissime produzioni. Ma questa è una produzione molto particolare. No, lo dico perché io ieri ho comprato un avocado, sono andato al supermercato e ho visto provenienza Colombia. Sì. Poi a fianco provenienza Messico, ce n'erano di due tipi. Tu quale hai comprato? Ho preso quello messicano, ma semplicemente perché mi sembrava più morbido e quindi più edibile. Ti piace? Edibile. Però mi sono, no, adesso scherzi, mi sono posto il problema, nel senso che tra poco ne parleremo, infatti, con un produttore di avocado in Italia che ha fondato Sicilia Avocado per un avocado etico. Allora, visto che tra l'altro. Però scusa, adesso non lo so, direte dopo, ma non è neanche probabilmente che tutti gli avocado che arrivano dal Messico o dalla Colombia sono. Infatti. Cioè, non è che al supermercato è scritto sostieni il narcotraffico, compra un avocado. No. Non è così. Ma guarda che il tema è talmente internazionale che Trump, quando di recente ha creato, sai, il muro con il Messico, aveva pensato di finanziare questo muro col Messico mettendo dei dazi sulla merce importata dal Messico, cioè ripagare il muro facendo
come dire, facendolo ripagare di fatto all'economia messicana. Poi ha desistito perché ha scoperto che avrebbe messo anche i dazi, sarebbero aumentati i prezzi degli avocado, ci sarebbe stata una rivolta negli Stati Uniti dove l'avocado è consumatissimo, e quindi non ha preso questa misura impopolare. Mi guarda con, come se fosse... No, sembra, io adesso non sono, cioè, un grande consumatore. Il New York Times, il Washington Post, il Corriere della Sera Repubblica hanno dedicato una pagina su questo. Io è non un tema, sono un grande consumatore di avocado. Sì. Tu sì? No, no, no. Maracuja? Maracuja. 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 Io maracuja. Io amo tutta la frutta... Esotica? Sì, sì, sì. Il mango è fantastico. Papaya meno. Ma, però quando vado, quando ormai ci vado poco in quei posti così... E guarda, che io devo, il mio problema è che io devo assimilare il sapore del frutto esotico a un frutto che già conosco. Vabbè, sa un po' di pesca. Ma se, e allora compro la pesca. Ma sei veramente, scusa, un banalotto. Ma scusa, cioè, la papaya, di cosa sa di papaya? Cioè, è così buona. Sì, ma io, ma, siccome devo assimilare. Sì, sentiamo Arnaldo da Rovigo. Va. Arnaldo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti a tutti e due. Io sono, mi piace molto anche Manera. E infatti volevo intervenire a proposito del motorino. Lui mi ha fatto tornare indietro negli anni, perché... Io condivido al 100%, addirittura io che sono sempre stato, allora facevo le superiori anch'io, e la mia famiglia, cioè per, io chiedevo il corsarino ZZ o SS, non mi ricordo più adesso, che non so se lo, se, se lo ricorda Manera, ma che era, mi sembra, della, della famiglia dei, della Morini. E se tu sei promosso con un determinato punteggio, ti compreremo. Quindi io, che ho sempre, uno che ha sempre lottato per il 6 meno meno, mi impegnavo di più anche a scuola per avere sto corsarino. Effettivamente, condivido con Manera, chi aveva il motorino che andava alle fiere, quanto li invidiavo, perché rimorchiava di più. È vero, vero. Arnaldo, questa è storia di vita vera. E pensi come siamo messi, che il corsarino serviva per rimorchiare. Sì. Io avevo il drop. Ecco. Va bene, ragazzi. Hai mai provato, ecco, il durian? Vediamo se è il durian. Ma tu non sei mai andato. Ma cos'è, un frutto esotico o un motorino? È un frutto esotico molto thailandese, ha una prerogativa. Costa, è uno dei frutti più costosi. Puzza come, cioè, tu senti il durian, perché come te a Pienza, a un chilometro di distanza qualcuno ha il durian, eppure è il frutto più pregiato, ha degli spuntoni esterni nella buccia molto molto di cosa pungenti. Sa un po' di pesca, non l'ho mai assaggiato, io adoro la frutta, ma quello, il durian, è l'unico che non ho mai avuto il coraggio neanche di approcciare. Arrestato narcotrafficante, lui chiede parlare con il suo avvocato. Lo sapevo, adesso la buttate. Guarda, in ironia, ma è una cosa molto molto seria. Ci dicono, perché non li prendete in Sicilia, che ne fanno di buonissimi, e noi infatti tra poco avremo il produttore siciliano che porta avanti anche questa battaglia. È una battaglia etica, di sensibilizzazione, poi noi la facciamo e ve ne parliamo, poi fate le vostre scelte e punto, dopo il traffico. Da 4 anni Unieuro con Polizia di Stato sostiene Cuori Connessi, la campagna contro il cyberbullismo che porta nei teatri e nelle scuole le storie di ragazzi che hanno sconfitto questo drammatico fenomeno. Da queste testimonianze è nato un libro che vuole sensibilizzare a un uso corretto della tecnologia e che dal 7 febbraio, giornata nazionale contro il cyberbullismo, sarà in distribuzione gratuita negli store Unieuro e su cuoriconnessi.it. Unieuro batte forte sempre. Strade in diretta. Ben ritrovati, code per incidente sulla 4 Torino-Trieste tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, e sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Code per lavori in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord verso Varese, e sulla 9 Milano-Como tra Como Grandate e Monte Olimpino verso la Svizzera. Si procede in colonnati per lavori anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare in direzione Salerno. È tutto, strada in diretta torna tra mezz'ora dopo. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, diamo dei numeri per inquadrare il problema, perché è un problema. Gli Stati Uniti nel 2001 importavano praticamente zero avocado, nel 2019 800 mila tonnellate l'anno
di avocado, e lo fanno soprattutto dal Messico. Pensate che, scriveva il Corriere, 12 camion carichi di avocado ogni ora affrontano, attraversano la frontiera tra Messico e Stati Uniti. 12 camion all'ora. Molti vengono derubati, e si è scoperto che in Messico, soprattutto nella regione del Michoacán, che è un filare di avocado continuo, i narcotrafficanti e le gang criminali hanno messo gli occhi su questo crescente giro d'affari. Questo è il punto di partenza. Allora, molti ci hanno scritto, per esempio un'ascoltatrice: io vivo a Las Palmas, Isole Canarie, c'è una grandissima produzione di avocado, mi chiedo perché farle arrivare dal Messico. Un altro ascoltatore, Antonio, ci dice: guardate che ne fanno buonissimi in Sicilia. E infatti io voglio salutare Andrea Passanisi, buongiorno. Buongiorno a voi. Fondatore, grazie, di Sicilia Avocado, agricoltore, cioè uno che li produce anche. Allora, intanto ci aiuta Passanisi a capire il problema, cioè è davvero così gigantesco a livello mondiale? Poi parliamo della questione etica, se vuole. Beh, il problema sì, è un triste retroscena. Dobbiamo considerare che le zone altamente vocate sono limitate rispetto a quello che è il consumo. Crescono le coltivazioni di anno in anno, ma questa crescita è limitata. Certo, il Super Bowl di un paio di giorni fa ha evidenziato ulteriormente il problema. Eh sì, perché tutti fanno il guacamole, no? La salsa a base di avocado, e quindi c'era bisogno assolutamente. Di... Sì. Si parlava di guacamole, ovviamente si è domandati da dove proveniva questo frutto. Beh, la terra di origine è il Messico. Noi in contrapposizione stiamo sviluppando sempre di più nuovi impianti in Sicilia, sempre limitati a quello che è la vocazione del territorio. Effettivamente, ripeto, è un triste retroscena, perché vediamo la maggior parte dei produttori in mano ai cartelli. Cioè, perché la verità è questa, cioè, tra l'altro è crollato il prezzo degli oppiaci e quindi si sono buttati in questa nuova super economia. C'è stato un boom di richieste pazzesco, e quindi questo è il dato di fatto. È un'economia un po' più green da questo punto di vista. Il fatto è che le coltivazioni sono limitate, l'avocado va in voga, ma va in voga per le caratteristiche nutraceutiche, perché, come sappiamo tutti, anche per una buona comunicazione, l'avocado fa bene alla salute. Il problema è che è un triste retroscena, una triste circostanza che influisce poi anche negativamente. Ah, è abbastanza incredibile, no? Perché Leonardo si pone sempre la questione anche dell'etica, di cosa si mangia. Per esempio, ma lungi da me fare questa polemica carnivori vegani, però spesso cosa dicono i vegani, i vegetariani? Tu con la carne uccidi delle... Ecco, allora io pongo una questione, cari amici vegetariani, vi siete posti la problematica del da dove deriva l'avocado che mangiate? Non lo so, è una domanda che faccio. Allora, a maggior ragione, io mi inserisco e dico mangiate avocado, più avocado siciliano, allora, in queste circostanze. No, ma infatti, sicuramente. Ma veramente è così redditizia la coltivazione dell'avocado? Cioè, quanto viene venduto poi all'ingrosso? Ma c'è una media, dovete considerare che ci sono delle quotazioni per qualsiasi cosa, anche in relazione, per quanto riguarda i frutti, c'è una quotazione, la media è media nel senso che dai 4 euro, dai 5 euro, dai 6 euro, dipende dal periodo. Al chilo, assolutamente. Sì, no, dipende, ma qui dalla quotazione, dipende dal periodo. Il problema, mi sembra che il problema che si è generato è che a un certo punto è esplosa, non so se è una mania o una richiesta di avocado nel mondo, non stiamo parlando d'Italia, nel mondo, per cui la domanda non riesce a sostenere questo tipo di... È chiaro perché esplosa perché è aumentata la comunicazione, i tempi sono cambiati, alla comunicazione c'è stata anche una ricerca, studiato l'avocado, si è studiato la cultura, si è studiata la nutraceutica dell'avocado, infatti non comunemente, ma viene definito superfood per le caratteristiche salutari che apporta con il consumo dell'avocado all'organismo. Ecco, però Passanisi giustamente chiede un ascoltatore, ed è vero, io ieri sono andato, non dico la catena per non fare pubblicità, ma insomma al supermercato a Milano, e ce n'era uno
vedo la provenienza, uno dal Messico e uno dalla Colombia. Io l'avocado siciliano lì non lo trovo, come dire. Beh, dipende dalle pratiche commerciali, dipende dalla politica commerciale. Noi quando ho iniziato, e stiamo parlando davvero di oltre un decennio fa, quando ho iniziato con la coltivazione, e non solo, ho iniziato anche a bussare alla porta dei vicini, perché queste coltivazioni nascono in Sicilia negli anni 60, tramite l'università, anche da imprenditori lungimiranti. Ovviamente negli anni 60 non c'era questa comunicazione, il consumo era diverso, ma da lì, quando ho iniziato, ho pensato subito a una piattaforma, a una vendita diretta. Pensavo come poter raggiungere il cliente finale, o il cliente milanese o romano, e allora da lì è nata tanti anni fa una piattaforma che utilizziamo come e-commerce per poter distribuire il nostro prodotto, che è questa? Almeno il 50% del nostro prodotto, perché poi noi vendiamo anche all'estero. Che è questa Sicilia Avocado? Sicilia Avocado, sì, oltre alla descrizione, oltre al racconto, perché io ho improntato il tutto con una buona filosofia etica, come accennavamo, ma cercando di raccontare anche il territorio. Mi sono messo in testa di cercare di raggiungere anche in queste circostanze il cliente finale, come tramite la piattaforma. Quindi quello è un settore dove non c'è sovrapproduzione, perché a volte sentiamo di alcuni altri tipi, tipo le arance, che a volte vengono buttate perché c'è una sovrapproduzione. In questo settore invece questo tipo di problema non c'è. C'è una richiesta talmente alta che evidentemente... E si possono convertire alcune... Sì, prego. Il discorso delle arance è relativo, perché io non mi sento di dire che c'è sovrapproduzione. Il fatto è che l'agricoltura è un mondo molto vario, bisogna anche adeguarci a quello che è il mercato. Se coltiviamo ancora colture di 30 anni, 40 anni fa, dobbiamo un attimo domandarci il perché non si vendono. Secondo me tutto si vende, però ciò che si deve vendere è eccellenza e qualità. Certo. Soprattutto per contrastare quel gap che è la globalizzazione. Ecco, io sono adesso proprio sul sito siciliaavocado.it, se volete siciliaavocado.it si può appunto acquistare, eccetera. No. Però perché adesso, al di là del lasciamo da parte il sovranismo e mettiamo anche in una parte, se ci riesce, essendo commerciante un po' difficile, il fatto di dire il mio avocado è più buono, cioè non possiamo neanche dire, Passanisi, come diceva prima Leonardo Manera, che tutti gli avocado che vengono dal Messico siano macchiati di sangue, no? No, assolutamente, ma questo vale per qualsiasi frutta in generale. Certo. Senza alcun sovranismo, perché io penso che bisogna seguire la vocazione del territorio. Ecco, le caratteristiche pedoclimatiche in determinate zone della Sicilia, qui parliamo di Giarre, sono caratteristiche, parlo di clima, qualità del terreno, struttura del terreno, anche la qualità dell'acqua, sono caratteristiche che influenzano poi una corretta nascita e crescita dell'avocado, ma anche nella qualità. Queste sono le caratteristiche che poi influiscono sulla qualità del frutto. Certo. Vedi, Adriana dice così, però diteci dove trovarlo, perché se no consorziatevi, non ci dite che lo fate in Sicilia e poi non sappiamo dove trovarlo, scrivete a Roma, Adriana. Il sito è siciliaavocado.it, cominciate a farvi un girolino da Sicilia Avocado, immagino che si saprà qualcosa in più, no, di dove prenderlo. Seguendo anche la stagionalità, perché noi iniziamo a ottobre e terminiamo verso il periodo di aprile-maggio, ovviamente... Okay. Bisogna fare anche buona comunicazione su questo, sulla stagionalità, sulla qualità, sulla tradizione e anche sull'innovazione culturale. Certo. E va bene, Andrea Passanisi, allora noi possiamo certificare che il vostro avocado non ha a che fare col narcotraffico. Ecco. Assolutamente. Non avete dei legami con i narcos colombiani, no? No, noi abbiamo legami con la terra, con la nostra Sicilia e... con le nostre culture e le nostre tradizioni, ovviamente. Grazie Andrea Passanisi. Ovviamente avocado, ci dicono, chiamatelo anche aguacate, perché in realtà in Messico il frutto si chiama aguacate, cioè il sa un po' di pesca, okay. Secondo me non sa un po' di pesca, no. Di cosa sa? Mirtillo. Allora, intanto dico questa cosa, che è un po' burroso, la polpa è un po' burrosa, no? C'è l'olio di palma dentro, senza olio di palma. Glutine? No, se ti dico è burrosa, tu dici allora mangio il burro. Non è che è burro. Sa un po' di burro. È no, quello che dici. Non è che sa un po' di burro, però tu senti, non è il gusto del frutto, che è ne un so. Un po' tra burro e pesca.
maracuja. Cioè non è, non è il dolce dello zuccherino. Cioè piace perché non si capisce che gusto lo metti in insalata, è ottimo per esempio anche con l'olio, con l'aceto. Perché non ti disturba, perché balsamico. È neutro, è come mangiare niente. No, perché è burroso. È burso un po' di burro. È un frutto ma tende più al salato che al dolce. Abbiamo capito che è un gusto indefinibile, indefinito, no, buonissimo. È buono, non sai dire di cosa sa, quindi non può essere buonissimo. Di avocado. Ecco, sa di avocado, come il durian sa di durian, la papaya, però io non lo so, non mi avvicino neanche, la papaya sa di papaya, il mango sa di mango. È per quello che Mauro Mezza ha cominciato anche lui a inserirsi. Ieri girava con due avocado nella tasca della giacca. Sì, esatto, sì, e beh, certo. Si è gettato anche lui immediatamente nel business dell'avocado. Sì, sì. Vabbè, questo è fatto così, Mauro Mezza. Dove vedi, din, din, din. Come vanno oggi le borse? Chissà se crescono, tornano un po' a crescere. Sai, da un po' che non ce lo dici tu prima. Qui sono. È dura. È dura. È dura, no? È dura con le borse perché sono tutti terrorizzati al coronavirus, quindi crolla. Okay. Vendere subito prima che resti il cerino in mano. Ecco. C'è un crollo totale delle borse. Siamo a meno 7 oggi, se non sbaglio, a Hong Kong, Singapore, lì, meno 7, meno 8. Poi si trascinerà tutte le borse del mondo. Guarda, siamo alla bancarotta. Guarda qua che duri. C'è più niente da fare. Ti dicono che sa di formaggio l'avocado, non è vero. È finita per la borsa. È il crack totale. Perché ci dicono che ricorda la noce l'avocado? Ma non è vero che ricorda la noce. Le percoche. Le percoche. I cachimela. Persimon. Perché si chiamano sfida Lucchetti? Cachi Persimon. Vai. In cima a una montagna innevata. O in attesa della prossima onda. Ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Sabato 8 e domenica 9. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Borse in diretta. Buongiorno da Deborah Rosciani, siamo in diretta da Roma, l'Auditorium Parco della Musica, da dove oggi con Due dei Denari seguiremo i lavori di consulenza all'evento annuale del mondo della consulenza finanziaria. Anche da qua naturalmente però il consueto appuntamento con l'aggiornamento dei mercati finanziari. Abbiamo un vigoroso recupero anche oggi delle borse europee, recupero che segue quello già messo a segno questa mattina parziale da parte dei listini cinesi. Naturalmente c'è ancora un grande condizionamento per la diffusione dell'epidemia del coronavirus, ma a quanto pare la finanza ha intenzione di ripartire. Lo vediamo anche stamattina dalle borse europee, con Parigi che sta salendo dell'1,20%, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 1,37% e Milano più 1,41%. Ieri chiusura positiva anche per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo di mezzo punto, Standard & Poor's più 0,7%. Piazza Affari oggi acquisti generalizzati su tutti i settori, in evidenza il comparto bancario. Questa è la settimana di trimestrali proprio dei colossi della finanza italiani. Stasera pubblicare i dati sarà Intesa San Paolo e poi toccherà anche a Ferrari, non è un finanziario ma è un'altra big dell'industria italiana. In evidenza a Milano dunque Banco BPM più 3,84%, CNH Industrial più 3,36%, UbiBanca più 3,25%, Prismian più 3%, STM più 3 punti, Atlantia più 2,9%, Banca Generali più 2,7%. C'è un lungo gruppo, c'è un largo gruppo di titoli con rialzi superiori ai 2 punti, in negativo ne abbiamo
un paio sono Enel meno 0,6% e prese di profitto su Nexi che pure perde lo 0,58%. Il petrolio continua a viaggiare ai minimi da un anno con il Brent sotto i $55, il WTI americano sotto i 50, l'euro è a 1,1055 sul dollaro, lo spread BTP e Bund a 139 punti base, ai livelli praticamente su cui è chiuso ieri, 137 anzi in questo momento. Per ora è tutto, ci riaggiorniamo alle 11.30. Eleganza, fascino, stile. Modena Antiquaria dall'8 al 16 febbraio a Modena Fiere. La mostra ad alto antiquariato più glamour d'Europa ti aspetta a Modena per regalarti grandi emozioni. Gallerie prestigiose, capolavori inestimabili. Lasciati conquistare dal fascino di Modena Antiquaria. Modenantiquaria.it. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia Coop. Sentiamo delle patate. Siamo due volte convenienti per la spesa e per l'ambiente, con residui chimici molto inferiori ai limiti consentiti dalla legge, meno del 70%. Fritte, ma mai sconfitte. Fino al 5 febbraio, patate gialle origine Coop, 1,18€ la confezione da 2 kg. La Coop sei tu. Lattine, scatolette, bombolette, tubetti, vaschette. Riconoscere l'alluminio è facile, riciclarlo ancora di più, grazie a te e alla raccolta differenziata. Foglio sottile. Non solo lattine, garantisce il consorzio CIAL. Acquisto o noleggio, 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 acquisto o noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri ed acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Jeep Renegade è tua da €199 al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 29 febbraio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo €9.200. Info su noleggiochiarofca.it. 1, nessuno, 100 Milan. Io nell'82 ero fuori dal festival lì a aspettare e vedere i cantanti. A un certo punto i carabinieri mi hanno preso di peso, mi hanno portato via perché una mi aveva accusato di avere rubato un borsello. Mi sono preso uno spavento e poi si era sbagliata. Manera, per favore, ma quando vieni in Toscana, sempre sti paesini, Modena, Cernusco, ma allora in Toscana devi venire, andare oltre il Rubicone. Roberto da Pistoia, ciao. Ero lì vicino l'altro giorno, ero a Pontedera tra l'altro era di Pontedera. Con Salvini? No, era a fare una serata per un'azienda al teatro Era di Pontedera. Era di Pontedera. Bello tra l'altro, un bel teatro, un bella acustica. Ma com'è possibile, dov'è il bar Jimmy di Manera? Buona giornata, arriva questo messaggio. Ragazzi, però noi abbiamo bisogno di ascoltatori un po' più fedeli, un po' e più attenti. E poi ho avuto una fidanzata di Quarrata, vicino a Pistoia. Eccola lì. Forza, qui siamo in zona Anacleto anche, no. Quarrata. È stata la prima ragazza con cui... Vabbè, niente, non dico più niente perché dai, tanto dai. Non vengo creduto. Sì, sì. Basta. Allora, intanto, dai, no, che ce la stai facendo? È stata una mia storia importante, forse una delle due più importanti della mia vita. È andata avanti così, per molti anni. Eravamo molto giovani, io avevo 26 anni, lei ne aveva 19, 18, e andavo a prenderla a scuola a Quarrata. Sì. Ecco. Poi lei è venuta a vivere a Milano successivamente e poi si è sposata con un altro. Amici ascoltatori, allegria! Allora, sfida Luchetti. Sconosciuto fino a qualche decennio fa, il cachimela. Ecco, tra l'altro c'è questa cosa che sai che si dice il cachi, cioè anche al singolare. Il cachimela spagnolo. Persimmon è la marca commerciale registrata dal Consejo Regulador della denominazione di origini Cachi Rivera del Júger. Ma che cacchio è? Chi cacchio è? Vabbè, tra l'altro il melo cachi o il caco mela non è l'incrocio tra il melo o la mela e il cachi.
è un cachi cui frutti, per forma e altre caratteristiche, somigliano alla mela. È solo la somiglianza che... Tutta questa cultura voi dove la trovate, se non su uno Wikipedia. Nessuno? Se non su Wikipedia, dove la trovate quest'altra cultura? In radio a uno nessuno 100 Milan. Carletto Rienzi, tu tutta questa cultura, dove te la puoi fare sul cacomela? Sul cacomela. È importantissimo, se tu non sai che cosa è il cacomela, ti puoi pure suicidare, diciamo la verità. È venuto qua a prenderci pure in giro, capito Rienzi? Presidente del Coda, noi ieri abbiamo lanciato la campagna Abbraccia un cinese. Tu hai fatto di più, tu sei andato a scofanare. Riso alla cantonese e come si chiama? Maialino all'agrodolce. Eccola. Poi ci dovete andare, Milan e Manera. Sono arrivate delle foto con Carlo Rienzi che ha quattro ganasce mangiava al ristorante cinese per solidarietà. Ha detto per solidarietà, sì, certo. Sì, sì. Poi però abbiamo anche chiesto, giustamente, loro dicono: ma noi compriamo tutti i prodotti in Italia, sono tutti prodotti italiani, andiamo ai mercati generali, mica compriamo dalla Cina. Quindi è veramente una cosa assurda questa paura, perché poi ne sono deserti, diciamo chiudiamo sei mesi. Insomma, abbiamo cercato di far capire alla gente che è da evitare i luoghi affollati, sì. Abbiamo chiesto di addirittura di sospendere l'angelo, se il Papa però non ha fatto. Ma questo, cioè, attenzione, il Papa non ascolta il Codacons, questa è una vergogna incredibile, è vergognoso, vergognoso. Ma chiesto di disinfettare i treni, gli autobus, perché lì c'è sta gente questa era molto da Borghezio, quando chiedeva disinfettare, però è abbastanza necessario, cioè, ci sono queste situazioni e si può intervenire, ma il ristorante cinese è chiaro, sì, che ci possono stare 3-4 persone, 5 cinesi, insomma, vabbè. Voglio dire, proprio quello di Juan, ma non solo, ma poi no, ma in andare contro i ristoranti cinesi, tra l'altro il mio più grande amico, il più grande ristorante, il Sue Garden qui a Milano, è cinese, ci devo andare presto, non è cinese, è Fusion, dei miei amici cinesi, è sbagliato perché il virus, questa cosa l'hanno chiarito, vive pochissimi secondi fuori dalla persona, e figurati con le temperature, se anche come fosse tutti con le temperature. Esatto, con le temperature delle cucine muore. Però, sai che io ho visto chiedendo in giro, la gente ha paura di andare al ristorante cinese. E quando glielo dici, ma come mai? Ma perché non ti sanno spiegare? Perché purtroppo la psicologia diventa una psicosi, questa cosa. Non si può manco dire che è colpa di questi. Perché... Attenzione, perché lo psicotico Manera qua ha un'osservazione. No. Io sto dicendo, tutti dicono evitare i luoghi affollati. Certo, ma come si fa? Nel senso, se io devo prendere la mattina la metropolitana, è un bel problema. Anche su questo, però, scusami Carlo, dimmi come va a Roma, perché io oggi ho preso la metropolitana a Milano, l'ho presa anche ieri, non ho visto una persona con la mascherina, tutti normali. No, mascherine non ci sono, perché sono talmente care, sono finite. No, ma veramente, cioè, non ho visto mai, a Milano, quindi città internazionale, nessuna scena di gente che si allontana, psicosi. Non vorrei manco che i giornali esagerassero un po' queste scene. Qua invece c'è un po', io ho visto appunto queste cose che abbiamo fatto nel ristorante, eccetera, che poi abbiamo intervistato la gente e ti dico che dice: ma io eviterei, capito? Eviterei. C'è una precauzione, sì, sì. Io evito, dico, sì, ma deve avere una ragione, bisogna fare che funzionare il cervello anche, no? Infatti, ma anche al mio amico Gelien, il proprietario del Sue Garden, gli ho chiesto: ma come vai in sti tempi? Si è diminuito? Fa sì, sì, gli italiani vengono meno. Però in compenso siamo pieni di cinesi. Gli ho detto: ecco, Gelien, questo non dirlo così. Ma io non dirlo, io certo, il problema è quello, che sono pieni di cinesi, non vengono più gli altri. Vabbè. No, vabbè, ma sai, allora, che passi presto sta storia, perché leggevo più. Le telefonate più strambe raccolte dal 1500, che è il numero del ministero, no? Istituito dal ministero l'informazione. Sì. Il 1500, questo è il numero, se volete informazioni. C'è gente che chiama e dice: ho un serpente in casa, posso prendere il coronavirus? Ho comprato una maglietta dalla Cina. Quello con la maglia della Roma, con Roma virus, perché i romanisti stanno disperati. Comunque la psicosi c'è. L'altro giorno a casa mia
è arrivato nel mio condominio un pacco proveniente dalla Cina. Guarda qua, le lettere. Mi è arrivata una lettera dalla Cina. Non è che l'hanno leccata come Fantozzi. Bisogna spiegare, come hai detto prima, che i virus fuori dagli organismi viventi non sopravvivono. Se non pochi secondi. Vivono pochi secondi. Quindi vi immaginate un pacco è stato su un aereo a meno 20 gradi. Fate bene voi a fare queste trasmissioni, perché almeno date un po' di informazioni, perché se il Ministero della Salute fosse più attento, poi tu farebbe una campagna di informazioni in tutte le città, fatta bene, no? Tu Carletto, qual è il ristorante preferito? Perché così facciamo scoppiare, che ne so, ti piace il messicano, un virus messicano, e tu vai lì al ristorante messicano. Non lo posso dire, perché è un ristorante non cinese, però. Non cinese, no. però spazio tiziano, no? Ma non si dice, se no si fa pubblicità. Allora, dillo bene, dov'è? Spazio Tiziano, dov'è? Vicino all'auditorium. Vicino all'auditorium. No, ma noi qua, guarda, c'è il Bar Jimmy di Leonardo Manera, io c'ho il Sugarden o lo Spazio Nolo 43, noi qua si fa pubblicità proprio così, spudorata. Sì, poi no, ci arriverà una querela del Codacons e vabbè. Stanno mettendo i cartelli, vietate l'ingresso ai cinesi, questo è una cosa anche sbagliata. È vergognoso. Teniamo un po' la testa a posto sulle spalle, piano. Va bene Carletto, ciao, bene. Ti sentiamo presto. Un abbraccione. Grazie. A voi, buon lavoro. Il presidente del Codacons che è andato a mangiare nel ristorante cinese. E per esempio Manera, voi non dovete mai invitarlo, ieri l'ho accennato della cena, ma non dovete mai invitarlo a cena, cioè è di grande compagnia. Ma è un pedante e inizia a spostare. La prima cosa che fa insopportabile, io se fossi un ristoratore mi arrabbierei tantissimo. Appena arriva dice: questo tavolo è stretto, possiamo cambiare tavolo. Magari ci sono già 8 persone sedute. Quel tavolo è meglio. Quello lì è meglio. Cioè, peggio di una donna nella scelta del tavolo. Se io vado a cena in un ristorante, spero di stare meglio che a casa mia. Se devo rimanere pressato, chiuso, ecco, magari accanto ad altri dietro di me che mangiano il formaggio e quindi mi arriva l'odore fino alle narici. Vi rendete conto la pesantezza? Un tavolo comodo, un servizio adeguato. Vi immaginate? L'ultima volta che siamo andati a cena con la redazione, a un certo punto la ristoratrice, tra l'altro che conosco, si è avvicinata a me nell'orecchio, mi ha detto: eravamo arrivati al dessert, quindi non ne poteva più delle richieste di Manera. Non ne poteva più, è arrivata da me con un fare un po' scocciato, mi ha detto: certo che è un po' pesante, è così da sopportare. È successo tutto questo a La Giara in Viale Monza, La Giara, ristorante pugliese. Ma io lo faccio perché noi non facciamo pubblicità, però è un'ottima osteria pugliese. Io lo La faccio Giara, perché so che voi ci tenete a queste sceneggiate, che io faccio a queste sceneggiate, allora mi presto così a queste teatralità, perché so che a voi piace. Vabbè, traffico. Cogli il momento oltre i limiti del coraggio. Ribalta gli schemi e fai volare l'immaginazione. Contamina le energie e vivi il futuro, cominciando dal palato. Con la pirofila Calloni fai colpo sui tuoi ospiti, ottenendo una lasagna perfetta e tanti altri piatti buoni. Pirofila Calloni, vivi il futuro. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 4 Torino-Trieste si viaggia in coda tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Code per lavori in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate-Nord verso Varese e sulla 9 Milano-Como tra Como-Grandate e Monte Olimpino verso la Svizzera. Infine code per lavori sulla 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Vietri sul mare verso Salerno. Queste le informazioni al momento. Strade in diretta torna tra un'ora. Uno, nessuno, 100 Milan. A Firenze caco si dice male perché ci si mangia la C, noi lo chiamiamo diospero, e se guardate il dizionario della lingua italiana è presente. Miriam, c'è una sfida diospero.
così lo chiamano a Firenze, il cacomela, sì, perché cacomela è un po' complicato per i fiorentini. Vabbè, allora, però signori, visto che si sta parlando molto di questo movimento delle sardine, eccetera, noi abbiamo una grande fortuna oggi, abbiamo Elenio Mariotti, esponente delle sardine, che è venuto a trovarci in studio. Ciao Alessandro, ti ringrazio per l'invito, veramente. Ciao. Mi fa piacere, c'è per la prima volta qui a Radio 24 in studio sì, perché noi delle sardine vogliamo portare un po', cioè, il nostro modo di pensare un po' ovunque, giusto, no? Giusto, bravo, cioè, quindi andiamo dove possiamo spiegare il nostro modo di, bene. Di fare, diciamo, il nostro movimento. Io sono contento, infatti grazie, volevo farle qualche domanda grazie, se Alessandro, ti ringrazio. Posso fare qualche domanda? Sì, naturalmente, ecco. Siamo venuti qui per questo motivo. Siamo venuti, è da solo. Vabbè, tutto il movimento, io parlo a nome del movimento, delle sardine. Sardine. Movimento spontaneo. Sì, certo, nato spontaneo. Allora, per esempio, cosa ne pensi, Elenio, di questa foto, no, di cui si discute molto, delle sardine con Benetton? Ma guarda, se te hai una pallina e la butti in un corridoio dove ci sono altre palline uguali, poi quella pallina lì si confonde con le altre palline e non la trovi più. Sì. E invece se nel corridoio non ci sono altre palline, poi quella pallina che hai buttato la trovi, no? Sì. Hai capito cosa c'è? Sì. Sì. Sì, sì, vabbè. Ok, ma ecco, dal punto di vista dimmi, fai pure le domande che vuoi, che sono a tua disposizione per rispondere. Sì, si dice le sardine è un modo nuovo di far politica. Qual è la prospettiva politica adesso delle sardine? Ma guarda, in una casa ci sono tante sedie, no? Però ognuno della famiglia dentro la sua casa c'ha la sua sedia preferita. Anche se magari le sedie sembrano tutte uguali, poi ognuno si siede nella stessa sedia dove si siede da sempre. Cioè, gioco, capito? Della sedia. Cioè, penso che dopo questi chiarimenti anche sia più chiara qual è anche la nostra posizione. Sì. Dimmi Alessandro. Cioè, no, era una domanda. Sono veramente felice, guarda, che vabbè, allora, stiamo finalmente chiarendo le nostre posizioni, che a volte vengono anche equivocate. Dimmi allora, Alessandro. Per esempio, facciamo più semplice. Il partito che sentite più vicino, proprio il partito più vicino alle sardine, qual è? Ma guarda, uno va dall'oculista quando si accorge di non veder più bene, no? Però a volte tu avresti bisogno dell'oculista anche prima di accorgerti che non vedi mica più bene. Solo che per te prima di andare dall'oculista era normale non vedere bene, perché nessuno ti ha fatto notare che non vedevi mica tanto bene. Sì. Però quando te lo fanno notare... Sì, ma il partito... Guarda, vuoi che ti risponda proprio col cuore in mano proprio il partito. A questa domanda? Ce ne sono diversi. Qual è il partito che noi sentiamo più vicino? Sì. Quello in cui ci riconosciamo di più. Anche se poi non è che noi ci riconosciamo in un partito. Però io voglio rispondere alla tua domanda. Magari. Cos'è che mi hai chiesto? E qual è il partito a cui vi sentite più vicini? Guarda, io credo che la campagna... La campagna? Sì, è bella quando ci vai, però quando ci vai in compagnia. Perché se ci vai da solo, magari preferiresti stare in città con degli amici. Cioè, voglio dire, per spiegarmi, che tutto va contestualizzato. Vabbè, allora, va contestualizzato Elenio, all'interno anche di un discorso più ampio. Facciamo così, allora. Dimmi. Magari il partito no. Una cosa, la questione della prescrizione, no? Tutto il dibattito. Se siete favorevoli o contrari a questo tema della prescrizione del ministro Bonafede. Mi fai una domanda chiara, perché anche prima era mica tanto... Cioè, ti invito anche come giornalista a domande più chiare, va bene. Allora, efficace, favorevoli o contrari chiaro alla prescrizione di Bonafede? Allora, io mi ricordo che quando ero bambino. Mi sembrava normale stare con gli altri bambini. Poi quando sono diventato adulto, cosa è successo? Mi sembrava normale stare con gli altri adulti e non con i bambini. Anche se prima ero anch'io un bambino, hai capito? E questo cosa vuol dire rispetto alla prescrizione? Non lo so. Se non l'hai capito te, cioè veramente... Veramente Elenio, cioè, però, mi sembra di essere qui, cioè, fin troppo chiaro. Ad esempio, sembra di essere veramente la palissiano. Ho una se te non capisci.
Cioè, non è che posso spiegare io. No, tutto, vabbè, ho una domanda che è un po' più ampia, magari quelle più ampie. Il futuro della politica italiana. Bello, perché, cioè, noi come Movimento Le Sardine, non è che siano solo concentrati. No, infatti, allarghiamo l'orizzonte, allarghiamo. Bravo. Come vede il futuro della politica italiana, allora, Elenio Mariotti? Su questo io voglio essere proprio chiaro. Oh, finalmente. Ripetimi la domanda. Come vede il futuro della politica italiana? Ma ridimmi un'altra volta che voglio proprio essere chiaro per gli ascoltatori. Come vede il futuro della politica italiana? Guarda, lascia che ti dica questa cosa. Le olive sono sempre olive. Sì, l'ulivo, però, quindi l'ulivo. No, magari c'è un messaggio subliminale. No. Io dico che all'inizio non ci puoi mica far l'olio con le olive all'inizio, no? Devi aspettare che venga novembre o dicembre, quando le olive si tirano giù dagli ulivi per portarle nel frantoio. Vabbè. Perciò tutte le persone sono, questa è la risposta, le persone sono come le olive. L'importante non è mica tanto l'oliva che matura a novembre, dicembre, ma è l'albero dove crescono. Beh, abbiamo ancora 30 secondi, Elenio. Sì. Io vorrei farle una domanda. Non so. L'ultima domanda, perché mi sembra, ecco, anche quali sono fin troppo. I vostri principali punti del programma, programmatici, dai. Forza. Beh. Sardine, Elenio Mariotti. Ma guarda, le ostriche in teoria piacciono le a tutti. Le ostriche. Perché sembra una cosa buona le ostriche, no? Però sì, poi al lato pratico, quando bisogna buttarle giù, non piacciono mica più a tutti le ostriche. Perciò io dico che prima bisogna capire, bisogna guardarle bene le ostriche, e poi quando le hai capite bene, casomai le mangi. Va bene, Elenio Mariotti, esponente delle Sardine, grazie per essere stato Ma io qui. Sono contento di aver chiarito il nostro pensiero politico. Chiarissimo. E grazie anche per l'invito. Non c'è davvero niente da aggiungere. Con educazione ci penso di aver chiarito il mio pensiero. Perfetto, a domani.